Benvenuti a Imprese Quotidiane. Per la puntata di oggi ci troviamo a Tai di Cadore e precisamente al Bottone dello Scampolo, attività associata a Ascom in compagnia di Nadia. Ciao! Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Mi racconti quando hai iniziato questa tua attività? Io questa attività l'ho iniziata 11 anni fa, poco più, poco meno. E cosa facevi prima? Prima ho lavorato per moltissimi anni in una fabbrica qua del nostro territorio. Ho lavorato lì per quasi 15 anni. E sì. Come mai quest'idea? È stata una palla presa al balzo, perché io avevo fatto degli studi precedenti proprio inerenti a questo mestiere, a questa attività, e niente, la passione mi ha portato ad arrivare qua. Che cos'è che ti piace di più di questo lavoro? Tutto. Io ho passione di tutto quello che è, tutto quello che è manualità, tutto quello che è inerente alla lana, al tessuto, la merceria. Io adoro il mio mestiere, altrimenti non lo farei proprio, certo. Anche perché è un grosso sacrificio. E in questo l'Ascom come ti è stato vicino? Cioè, qual è il servizio che hai sfruttato di più e di cui hai avuto più bisogno nel tempo? Per me loro sono fondamentali, proprio perché io mi devo occupare solo ed essenzialmente di questa attività, giustamente, e se loro non mi fanno i conti, non mi tengono le mie cose, le mie carte, la mia burocrazia in ordine, io non sarei in grado. Quindi la contabilità, ovviamente. Sì, contabilità, le carte, la gestione, io non sarei in grado di, se non avessi loro, se non mi appoggiassi a loro. Bene, quindi per fortuna ce l'Ascom. Sì, per fortuna sì. Nadia, grazie mille. Grazie mille. Buon lavoro. Grazie cara, grazie mille. Per la puntata di oggi è tutto, noi ci vediamo domani con Imprese Quotidiane.